tra tutti i politici che si sono alternati, anche istituzionali, quello che l'ha colpita di più? Ma diciamo che per un motivo o per l'altro tutti quanti hanno lasciato un segno. Diciamo che il primo che è arrivato a trovarci proprio nella giornata inaugurale alle 9 del mattino è stato Silvio Berlusconi, che fra tutti è quello che ha colto delle sfumature che sono appunto dettate dal essere imprenditore, cosa che magari altri non hanno colto e probabilmente molto presi da fare selfie. Molto simpatico è stato anche l'incontro con Marco Rizzo del Partito Comunista, che si è avvicinato ai nostri bambini di Rocioca ma non li ha mangiati. Questo non è male. Senta, ma come andrà a finire questa tornata elettorale al cioccolato? Faremo questi cioco exit poll davanti al Palazzo Donini, sede della giunta regionale, a partire dalle ore 23, li seguiremo in maniera molto curiosa e golosa. Ti invitiamo a raggiungere l'area hospitality che prepareremo appunto per seguire le elezioni. Sarà contornata da fumanti tazze di cioccolato, praline, liquore e cioccolato, quindi la stampa e i politici che verranno in Piazza Italia avranno un angolino abbastanza curioso da poter frequentare. Dal tempo delle tazze del cioccolato ci siamo mossi un po' in tutto il mondo, adesso si va anche in crociera, ho capito bene? Sì, in crociera dal 16 aprile 2020 con Costa Crociere, la prima Aero Chocolate Cruise. Siamo molto contenti che questo partner importante, leader di questo settore a livello mondiale, abbia deciso di sposare il nostro progetto. E poi si parte per il Trentino a dicembre, si parte per il Giappone a febbraio. Insomma, Aero Chocolate è sempre ormai una macchina in movimento. Quindi è il tentativo di fare Aero Chocolate tutto l'anno? Beh, praticamente di sicuro ci lavoriamo tutto l'anno, dopodiché tutti i giorni non è possibile fare un Aero Chocolate, però ci impegniamo a selezionare quelle idee migliori e a portarla avanti con forza e con coraggio. Par condicio che oggi non c'era nessuno, oppure i politici li abbiamo tenuti ora, oggi, a debita distanza? No, oggi c'era qualcuno, perché Salvini si è ripresentato ad Rocioca. No, parlo questa sera. Ah, no, beh, noi abbiamo invitato, non invitiamo i politici, invitiamo le rappresentanze delle istituzioni. È venuto il comune, è venuto il prefetto, è venuto il sindaco di Assisi, il sindaco di Tori, con i quali c'è un'amicizia ormai consolidata. Insomma, sono venuti le persone che hanno a cuore l'evento, che soprattutto dal punto di vista dei partner, degli sponsor, sostengono l'evento da tanti anni. E poi voi amici della stampa, che comunque avete fatto un ottimo lavoro, e vi ringraziamo. Grazie a lei. Grazie a voi.